Quello che non sa mai niente e prende il voto più alto. Quello che aspetta la ricreazione. Quella che studia 24 ore al giorno. Quello che, sì, è bravo, ma non si applica abbastanza. Sono i fuori classe di REI, tipi da scuola. Voce a studenti, professori e presidi degli istituti scolastici. Con Daniela Cantarella. Su REI, la tua scuola si fa guardare. Bentrovati, continua il nostro viaggio all'interno delle scuole. Oggi è il momento del libero sfogo. Daremo libertà di parola a tutti i tipi da scuola. Si potrà dire quello che si vuole, quando si vuole e a chi si vuole. Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? Oggi è la giornata della libertà di parola, avete libero sfogo, potete dire quello che volete, a chi volete, quando volete. Volevo fare gli auguri alla mia compagna di classe che oggi compie 18 anni, si chiama Antonella Guglielmino. Auguri! Ok, tu qual è il tuo sfogo? Ma non ne ho onestamente, non ho niente. In pace con il mondo? Con tutti quanti. Benissimo, sempre così. Ok. C'era qualcuno che voleva sfogarsi, eccolo qua. Che problema c'è? Con me è che siamo senza palestra, cioè la palestra c'è, ma sono due aule unite con un tavolo da ping pong che già occupa mezza classe. Quindi siamo costretti a fare educazione fisica in cortile. Qual è il problema? Il cortile è inagibile perché sono cadute le cornicioni ed è anche spesso sporco, e quindi c'è anche molto difficile fare educazione fisica là con cortile sia inagibile che sporco. Quindi se un appello al preside, quando sistemi le cose oppure ci metti in qualche palestra a fare a svolgere le attività di educazione fisica. Tu sei rappresentante di istituto? No, vabbè. Io di classe, la persona di classe. Benissimo, tu lo sai che avrai vita difficile qua dentro dopo queste dichiarazioni. Stessa vasca, comunque. Intanto mi sono liberato questo. E sei contento. Ok. Via, viva la palestra! To get lucky, we're up all night 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 to get lucky. Niente, che i bagni fanno schifo. Sono senza porte? Ci dobbiamo fare una visita muraria tra ragazze. Per andare in bagno? Esatto. Gli sciacquoni non ci sono, non esistono, è la stessa cosa. Poi niente, la pulizia è assolutamente assurda. Poi cosa dobbiamo dire? È questa cosa del sito online che io proprio una battaglia, proprio il fatto che comunque ora stanno mettendo le regole tutto sul sito, dobbiamo guardare. E perché? Non è male? No, su è malissimo, io non ho un computer, non ho internet. No. Andiamoci pianino perché qua, ok, è il momento del libero sfogo, puoi dire quello che vuoi, qualsiasi cosa. Non lo so, faccio una domanda. Libero sfogo. Vabbè, non ho nessuno sfogo da fare, a parte che oggi è San Francesco, volevo fare gli auguri a preside e fa l'onomastico. Questo sì che sono alunni che amano il loro preside, visto? Siamo alunni modello che veramente un rispettiamo bell'uomo, il preside. Appunto, no, non lo posso dire in diffuso. Vabbè, i problemi sono in tutte le scuole, ovviamente anche nella nostra, però ci conviviamo e... Certo. Attenzione, i complimenti volano. I pesanti, eh? I complimenti volano. Tu sei della classe? So, quarta B turistico. Lui. Ci hanno detto che hai aspiri ad una carriera da tronista. No, non è vero, quello tronista è lui. Eccolo qua, il tronista.
partecipato ai provini? No, ancora no, però spero di arrivarci presto grazie al suo aiuto, perché è un buon procuratore. Mi scala. Dici, allora tu come ti chiami? Io, Emanuele Biamonte. Vediamo che possiamo fare con Maria De Filippi. Va bene, prossimamente quindi nel grandi schermo. Non si è mai chiesto, si può dire. Va bene, ok. Allora, con il nostro tronista, direttamente da Uomini e Donne, concludiamo la nostra puntata di oggi. Noi ci vediamo domani, state in campana perché i prossimi fuori classe potreste essere voi. Abbiamo concluso la puntata, diciamo, del libero sfogo. I ragazzi hanno detto un po' di tutto, su lei hanno speso delle bellissime parole. Qual è lo sfogo del preside? Intanto devo ringraziare i ragazzi per le belle parole che hanno avuto, non le ho sentite, ma fa fede la sua parola. Poi in ogni caso i rapporti sono molto piani, diciamo ottimi i rapporti con i ragazzi e anche le famiglie degli alunni. Il rapporto è quello a volte di un padre di famiglia, ma comunque di chi ha la responsabilità e la gestione di una struttura estremamente complessa come una scuola di queste dimensioni. Il mio compito è quello di dare le risorse agli alunni, alle famiglie e ai professori per portare avanti il nostro servizio. Speriamo di riuscirci, ma le difficoltà ci sono, non possiamo nascondercele. Dobbiamo cercare ovviamente di ottimizzare ciò che abbiamo e poter andare avanti così come abbiamo fatto. Prende il voto più alto, quello che aspetta la ricreazione, quella che studia 24 ore al giorno, quello che sì è bravo ma non si applica abbastanza. Sono i fuori classe di REI, tipi da scuola. Voce a studenti, professori e presidi degli istituti scolastici con Daniela Cantarella. Su REI la tua scuola si fa guardare.